Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale lui, un mini PC da gaming. Ma cos'ha di particolare questo mini PC da gaming? Che è fatto di mattoncini tipo Lego. Ragazzi, è un prodotto incredibile, un prodotto da super nerd. Questo mini computer è qualcosa di incredibile, perché questo mini computer riproduce in ogni suo particolare un computer vero da gaming, ed è qualcosa di eccezionale, anche se ricreato tutto con mattoncini tipo Lego. Questa costruzione è prodotta dalla Pantasi, è un marchio che trovate su Amazon, infatti io l'ho acquistato da lì. Attualmente costa 49 euro, con il coupon sconto che Amazon vi fa applicare, da 20 euro arrivate appunto a 49 euro, ed è un prodotto pazzesco. Rispetto ovviamente ai prodotti Lego, dove comunque le cifre sono molto importanti, qua acquistiamo una costruzione come questa a 49 euro, ed è eccezionale. Per chi è patito ovviamente di computer, di tecnologia, questo dispositivo fatto di mattoncini è qualcosa di incredibile. Ovviamente questo marchio, ho visto su Amazon, produce veramente tante altre costruzioni di ogni tipo, ovviamente nessuna che copia il brand Lego, sono altri prodotti, ma qualcosa veramente di interessante. C'è anche una versione di computer degli anni 80-90 che costa un pochino di più, perché costa, mi sembra, intorno ai 100 euro, una cifra del genere, però ragazzi, questo computer da gaming è qualcosa di incredibile. Infatti io l'ho messo qua davanti al mio computer per farvi vedere come tutti i componenti sono stati ricreati in maniera maniacale per quanto riguarda la riproduzione più fedele possibile ai componenti di un computer da gaming come quello che ho qua io in questo momento. Allora, per quanto riguarda i mattoncini, secondo me sono di ottima fattura, anche l'aggancio secondo me non è niente male per quanto riguarda appunto la precisione e le tolleranze. Probabilmente non sono a livello di quelli Lego, ma ci vanno molto molto vicini. La qualità è davvero notevole. Abbiamo la confezione che è questa, dove al suo interno abbiamo tutti i sacchetti numerati come ovviamente fa la Lego, e abbiamo un manuale di istruzioni veramente ben fatto, ben curato, con tutte le spiegazioni ben fatte, cioè veramente qualcosa di buon livello, seppure questi prodotti non costino cifre assurde. Quindi un qualcosa con il giusto prezzo, quindi un qualcosa al giusto prezzo visto i materiali con cui sono fatti, cioè fatti di ABS. Quindi a questo punto direi di andare a vedere nel dettaglio i suoi componenti. Allora lo sposto un attimo per farvi vedere la comparazione con i componenti del mio PC. Allora partiamo dalla scheda video, la scheda video che nel mio caso è questa, e guardate la scheda video riprodotta con i mattoncini, è bellissima. Ovviamente si aggancia facendo inserire i contatti, come succede per le schede video, quelle che normalmente abbiamo nei nostri computer, e la riproduzione è veramente incredibile. Poi con gli adesivi, con le ventole qua sotto e qua sopra, ovviamente quello che è il processore, la componentistica, è qualcosa di veramente eccezionale. Quindi basta andare a reinserirla nella sua sede e abbiamo rimontato la scheda video. Qua sotto abbiamo l'alimentatore, che nel mio caso è qua, mentre questo è l'alimentatore riprodotto con i mattoncini. Dopodiché abbiamo qua la scheda madre, dove dietro abbiamo quello che è appunto le prese audio video della scheda madre, quelle che normalmente abbiamo anche dietro ai nostri PC. Dopodiché abbiamo tutta la scheda madre completa, qua è dove ovviamente c'è il processore qua sotto a questa ventola, qua invece ovviamente abbiamo questa struttura che riproduce appunto dove va agganciato il processore. Di qua abbiamo invece le RAM, vado a estrarne una, ecco qua la RAM, cioè guardate ma che bella è, guardate che bella che è la RAM. Ovviamente la riproduzione è ottima, perché questa è la RAM che abbiamo all'interno di un computer fisso, questa è la RAM che abbiamo all'interno di questo piccolino. Cioè veramente un prodotto incredibile per quanto è curato nei particolari. Direi che è una costruzione veramente da nerd, cioè qualcosa di eccezionale. Basta andare a reinserirla e abbiamo reinserito la nostra RAM. Mentre qua davanti abbiamo gli hard disk SSD, ne abbiamo due, sempre che si vanno a estrarre e si vanno a infilare nella propria sede, uno sopra e uno sotto. Questo è un prodotto che vi straconsiglio se dovete fare un regalo, perché veramente lascia bocca aperta e comunque non andate a spendere cifre assurde come succede ovviamente con il brand Lego. Qua abbiamo prodotti di ottima fattura, secondo me, con un rapporto qualità prezzo, come vi ho detto, per quello che sono i materiali utilizzati, cioè ABS come succede per i mattoncini Lego, ma però con un giusto rapporto qualità prezzo. Poi parliamo delle sue dimensioni di ingombro: è lungo 21 cm,
è alto 21,6 cm ed è largo 8,6 cm, quindi è un computerino veramente compatto, cioè in scala rispetto a un computer da gaming tradizionale. Da questa parte invece abbiamo tutto quello che è la decorazione estetica, abbiamo la scritta iGame con anche questo logo che va a riprodurre appunto quello che sono un po' i loghi dei computer da gaming. E in più, come ultima chicca, in questa versione, o meglio in questa ultima versione, sono state introdotte anche le luci a LED. Nel mio computer da gaming sono queste, per intenderci, cioè se io vado ad accenderle si accende questo LED che va a illuminare l'interno del mio computer, mentre per quanto riguarda il mini computer da gaming di Mattoncini abbiamo dei LED che vanno attaccati qua sotto, che sono collegati a questo cavo con questa presa USB che possiamo andare a collegare in qualsiasi alimentatore USB abbiamo noi già in casa, o addirittura ad un power bank come farò io adesso, legarlo, e ragazzi guardate che si è illuminato come è illuminato lui, veramente eccezionale. Adesso vi spengo le luci per farvi vedere che effetto incredibile che ha questo piccolo PC da gaming fatto di Mattoncini. Guardate che effetto incredibile, è bellissimo ragazzi, è bellissimo, vi ripeto, è un prodotto che se lo regalate secondo me spaccate, perché è qualcosa che può piacere veramente un po' a tutti, costruire un mini computer con una componentistica così dettagliata in un prodotto di queste dimensioni. Poi invece per quanto riguarda la costruzione è davvero molto semplice, infatti l'abbiamo montato un po' io e mia figlia che ha 9 anni, quindi è costruibile un po' da tutti questa costruzione, quindi non bisogna avere chissà che età per poterla costruire, un po' tutti quelli che hanno già un po' di dimestichezza con i mattoncini Lego possono costruire questo mini computer, quindi veramente lo può fare un adulto come un bambino. E questo è sicuramente un altro lato molto interessante per quanto riguarda questo mini computer, avere la possibilità di regalarlo a chiunque, perché chiunque è in grado di costruirlo. Quindi ragazzi, questo è il mini computer iGamer che trovate su Amazon dalla Pantasi, spero che si pronunci così, io lo sto pronunciando in questa maniera, poi non so se la pronuncia esatta, comunque vi lascio qua sotto, il link in descrizione se volete dargli un'occhiata a questo mini computer o anche agli altri prodotti Pantasi, che secondo me sono veramente incredibili, perché hanno delle costruzioni e dei brand a livello di produzione che non sono ovviamente quelli Lego, ma altri tipi di costruzioni, come vi ho detto c'è un PC fisso degli anni 80-90, c'è una costruzione che riproduce le televisioni degli anni 70-80, c'è una costruzione dei Cavalieri dello Zodiaco, ci sono costruzioni per quanto riguarda case, edifici, cioè c'è veramente di tutto. C'è anche una riproduzione di Braccio di Ferro con Olivia, cioè veramente chicche interessanti, diverse da quello che sono di solito i brand Lego, quindi un qualcosa che possiamo andare a aggiungere magari alla nostra collezione di costruzioni, sebbene non siano marchiati Lego. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato questa chicca per quanto riguarda il mondo nerd vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ovviamente anche di lui posterò il link oltre che qua sotto in descrizione anche sul mio canale Telegram Offerte, con le varie offerte proposte da Amazon. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.